il primo a prendere la parola, perché è padrone di casa, è il direttore di Rete di Innovazione, Arturo Tornaboni, che appunto farà un saluto e ci racconterà anche gli impegni di Rete in questa direzione. Buonasera, grazie per l'invito. Ringrazio tutti e mi pare uno dei temi importanti questo delle imprese culturali. Naturalmente mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole Ascani perché la proposta a lei come primo firmatario, quindi ci portiamo a ragionare su un tema che per me comunque è innovazione a tutto tondo. Allora, mi hanno detto che ho 5 minuti, naturalmente siccome sono padrone dei casi di direttore me ne prenderò molti di più e parlerò di tantissime cose. Voi siete dentro una plastica rappresentazione di quello che è innovazione e cultura. Quell'operazione che è stata fatta qua dentro Reggiana è un'operazione di un recupero e una rilettura per riportare un nuovo utilizzo di uno spazio che appartiene alla città. Io potrei raccontarvi molte cose di Reggio Emilia Innovazione, ma vorrei stare sull'argomento di questa giornata e quindi mi tolgo il cappello di direttore di Reggio Emilia Innovazione se non per dirvi che a Reggio Emilia Innovazione c'è un incubatore certificato, quindi vuol dire che risponde a tutti i requisiti del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, e è uno di la quarantina di incubatori certificati che in questo momento ci sono in Italia, anche se è un numero in rapidissima crescita. Noi da tempo abbiamo compreso e valutato, ascoltando quelle istanze che venivano dal territorio, che se ci fossimo limitati a delle imprese innovative, come dire, erano prossime a quelle che si chiamano scienze dure, ci saremmo persi un pezzo importante, soprattutto ce lo saremmo persi in questo territorio, perché le cose funzionano se, anziché rimanere asettiche, si capisce qual è il contesto in cui vengono sviluppate. Allora, la normativa si era già occupata di start-up innovative in ambito sociale, in ambito turistico, mancava questo aspetto culturale. Io però mi tolgo questo cappello del direttore e metto un cappello un po' diverso, che è quello di direttore di una start-up culturale. Diciamo che REI è una start-up culturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà noi, mi sono provato a mettere nei panni di quelli che poi molto meglio di me parleranno delle problematiche e delle dimensioni che vanno ad affrontare. Però vi dico io, se vado a interpretare REI come startup culturale, quali sono le problematiche che vado ad affrontare quotidianamente, tutti i giorni. La prima, e la più importante di tutti, rispetto ai miei interlocutori, che sono le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni industriali, quelle che stanno sul territorio, o le singole aziende, sono quello di determinare l'impatto economico reale che un'impresa culturale ha. Un'impresa culturale non fa una produzione, non ha un prodotto che si testa, che si vende, che si valuta. Fa servizi in buona sostanza, per quanto evolutivo, per quanto importante, crea dei servizi. I servizi dovrebbero essere, come dire, valutati. Si dovrebbe riuscire a determinarne questo valore. È un passaggio importante perché intanto serve a dialogare in maniera coerente e costruttiva con i propri interlocutori, ma poi serve a creare quello che secondo me è determinante, dei veri modelli di business, perché siccome stiamo parlando di aziende e le aziende devono funzionare, devono stare in piedi, devono avere il proprio mercato, uno dei temi è sicuramente per esempio quello dei finanziamenti. Se non si hanno modelli di business che funzionano, i nostri interlocutori, un investitore, ha difficoltà a dire di che cosa noi stiamo parlando, perché dovrebbero finanziarti. Se andiamo a vedere quali sono gli investimenti che un venture capital fa sulle imprese culturali e creative, siamo a fatto 100. Quello che viene investito in questo modello di business è 0, sulle imprese culturali.
E questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio, che secondo me è sempre, diciamo così, io parlo male di me stesso perché poi è sempre più facile, l'incapacità di creare dei network, di creare, voglio dire, una massa critica che ci consenta, per esempio, di andare dal legislatore ad aiutarlo a costruire i quadri normativi con i quali muoversi. E poi questo è sempre lo solito problema. Si fa la norma, ma mancano i decreti attuativi, senza i decreti attuativi diventa difficile poi fare funzionare. Abbiamo delle belle macchine che non siamo in grado di far funzionare. Allora, se c'è questo passaggio qui, questa difficoltà è oggettiva. L'ultima cosa per starmi in 5 minuti, perché non vorrei essere redarguito, ma lo lascio anche questo come stimolo alla discussione, è la mia sensazione che si può lavorare solo per cluster e filiere, nel senso che io ho l'impressione che se, e qui vorrei giocarmi la carta del co-working, della, queste belle parole, no? Che hanno sempre un impatto, sono andato dal punto di vista mediato, della cross-contaminazione, ma che in realtà secondo me nascondono un'esigenza. Sempre andando a guardare i numeri, poi noi stiamo parlando di un settore che credo abbia 500.000 di aziende in Italia, che possono stare quelli che si chiamerebbero codici Ateco culturali, no? nelle camere di commercio. Non si può rimanere segmentati. La metà di questi lavora nel mondo web, un altro 20% è ICT. Quello che è proprio culturale è sotto il 20%, meno di una. Ecco, se non si riesce a creare, secondo me, filiere e cluster, diventerà difficile. Diventerà difficile rispondere a quelle tre esigenze, a quei tre punti, così come stimolo io lascio, e soprattutto diventerà difficile mettersi al riparo da un rischio, che anche questo io lascio lì come provocazione e stimolo, cioè quello di preservare dal rischio che questi luoghi siano dei, chiamiamolo così, condomini di lusso anziché dei tecnopoli. Se questo è un tecnopolo, e lo è, nonostante gli sforzi, nonostante, come dire, gli errori e le approssimazioni, lo è perché si lavora in network, lo è perché si sta cercando di fare della contaminazione, lo è perché soggetti come Regione Innovazione hanno trovato, per esempio, nella Regione Emilia Romagna un soggetto che ha finanziato un progetto che si chiama Trainer, che è attualmente in pista, che serve a creare nell'ambito dell'incubatore certificato una sezione. Se lo fa. Però ci tenevo perché anch'io voglio essere interrotto. E, comunque, è un progetto che dedica una parte dell'incubatore alle imprese culturali. Questa è la parte bella e importante del mio discorso, ma non ve la posso fare. Grazie mille. Grazie quindi all'arrivo Torna Conti. Io, prima di entrare nel vivo di questo confronto stimolante, volevo ricordare che in fondo potete trovare un demo corner a cura di Massimo Simoncini di Officina Creative Lab. Quindi prima di uscire, oppure quando volete, potete fermarvi a curiosare, perché sicuramente potete ritrovare aspetti molto interessanti anche da questo punto di vista.